Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti a questo nuovo video speciale che sono sicuro apprezzerete tantissimo perché oggi parliamo di 10 cose che forse non sapete su Magic the Gathering, che è chiaramente la nostra passione in comune. Io sono Akira e questo video nasce fondamentalmente dallo scheletro di un mio articolo, anzi no, non lo scheletro, l'articolo è stato completamente pubblicato, che è uscito nel 2017 su Wired, la prestigiosa rivista di tecnologia in Italia. Lo trovate in descrizione se vi va di leggerlo, ma appunto invece adesso andiamo anche ad approfondirlo e a trovare qualcosa che è cambiato da 3 anni a questa parte sulle 10 curiosità, le 10 cose che forse appunto non sapete relative a Magic the Gathering. Allora, cominciamo. La prima, ragazzi, è che il gioco fu inventato da un matematico. Ora, credo che tutti sappiate di chi stiamo parlando. Stiamo parlando di Richard Garfield, che creò il suo primo gioco quando aveva 13 anni, pensate. Ed era sin dall'infanzia appassionato di giochi, di Dungeons and Dragons, tra l'altro. Appena diventò professore universitario, cominciò a, diciamo, come hobby a creare giochi. Uno dei suoi primi giochi da tavolo si chiamò Robo Rally e il prototipo all'inizio fu, pensate, rifiutato da Wizard of the Coast, proprio che all'epoca, appunto, era la società che diede i natali a tanti giochi. Questo è Richard Garfield, tra cui appunto Magic. Successivamente però il suo secondo gioco, cioè diciamo che in Wizard gli dissero: ok, questo gioco è promettente, però hai delle buone idee, ma devi fare qualcosa di più. Magari crea qualcosa che sia portatile, che in generale economico, che sia maneggevole. E Garfield tornò per la prima volta, era, ripeto, il 1993, con l'idea di un gioco di carte collezionabili che prima non esistevano. I giochi di carte collezionabili erano totalmente, appunto, sono stati inventati con Magic the Gathering. Sapete benissimo cosa è successo, immagino, nel futuro. Se non lo sapete, ve lo dico io. La società che quindi Garfield ammirava, cioè la TSR che sviluppava Dungeons and Dragons, pochi anni dopo l'uscita di Magic, visto che Magic diventò un fenomeno incredibile, mi vengono i brividi solo a dirlo, venduto e stravenduto ovunque, poi solamente facendo delle carte, quindi poco oneroso per i creatori. Poi, per carità, ci sono tantissimi insomma, sviluppi di quella che è un'azienda come Wizard of the Coast, che comunque impiega tantissime persone per fare le carte, sviluppo dei design, cioè, però fisicamente come gioco costa poco, questo l'abbiamo detto, produrlo. E poco dopo, appunto, Wizard of the Coast si comprò la TSR con i soldi che fece da Magic. Quindi i creatori di Garfield ammirava Dungeons and Dragons e si è comprato poi Dungeons and Dragons. Non lui, lui era un dipendente, ma Wizard of the Coast. Successivamente Wizard of the Coast fu comprata da Hasbro. In questo momento è Hasbro. Allora, inizialmente il gioco si chiamava Mana Clash. Immagino che questo un po' lo sappiate tutti. Tra l'altro, Mana Clash è stata fatta anche una carta. Diciamo che il prototipo, appunto, non l'aveva immaginato come Magic. Lui aveva inizialmente, scusate, immaginato il gioco come Magic, che era una sfida tra maghi, però la parola faceva un po' paura a Wizard of the Coast, che non poteva registrare il trademark di una parola di uso comune, cioè magia, e quindi decisero di chiamarlo Mana Clash. Durante lo sviluppo del gioco stavano per far uscire appunto questo Mana Clash, però a un certo punto Wizard of the Coast si rese conto e disse: beh, Magic è troppo forte come nome, fa veramente breccia, aggiungiamoci qualcosa. E ci aggiunsero The Gathering, quindi non dovettero registrare la parola Magic, ma il trademark fu Magic The Gathering. E questo, insomma, aiutò tantissimo, secondo me, il successo del gioco, perché il gioco, parliamoci chiaro, se ha successo è anche soprattutto per il suo nome, che davvero richiama. Poi The Gathering, anche noi che ci giochiamo, è un nome davvero azzeccato per un gioco. Terza curiosità: allora, il dorso delle carte di Magic non è mai cambiato, non è mai cambiato
dal 1993. Questa è una controevocazione, la potete vedere, eccola qui, è una carta del 1995 della prima edizione italiana che io possedevo quando ero bambino. Questo è il suo dorso che vi faccio vedere perfettamente. Come potete vedere c'è scritta la scritta Deckmaster, adesso ne parliamo, la scritta in blu, il logo anche. Il logo di Magic, oggi come oggi, è cambiato, non è più questo, ma sul dorso delle carte non è potuto cambiare. Questo è un eteride talentuoso, che non mi ricordo, è Aether Githborn in inglese, eccolo qua, una carta di Aether Revolt, e guardate un po', il dorso è identico. Perché è successo questo? Perché non hanno, come potete vedere, questa carta, che è quella vecchia, ha dei colori un po' diversi. Si dice che comunque effettivamente il Pantone nel tempo sia cambiato, anche perché i colori che facevano il 93 con le stampe del 93 forse non sono riproducibili oggi, ma forse è semplicemente la vecchiaia, nel senso che comunque è una carta che si è chiaramente ingiallita in qualche modo, è andata, come si dice, insomma, un pochino si è rovinata con il tempo e così via. Il punto è semplice: non può cambiare una virgola perché le carte del 1993, come Isola Vulcanica, ancora si giocano in molti tornei e dal dorso non devono essere riconoscibili. Quindi è importante che il dorso delle carte sia completamente identico per ognuno. Questa, la scritta Deckmaster, tra l'altro, insomma, rimase lì, anche se era una cosa che inizialmente volevano insomma far passare con il gioco, ma poi non è più, adesso non si parla più di Deckmaster. Tra l'altro, ripeto, come vi ho spiegato, il logo di Magic è completamente cambiato, quindi è passato dal blu al giallo, ma adesso sul dorso rimane blu, quindi tutti possono vedere com'era il logo un tempo. Andiamo alla quarta curiosità di oggi, è forse la mia preferita, la più bella. Esistono, non so se lo sapevate, delle carte che sono uniche, cioè ne esiste una sola copia. Non sono quindi le carte che mandano a Natale agli influencer, che come me, che io non lo sono, che ci sono in poche copie, non sono, ma sono proprio delle carte che Richard Garfield ha fatto stampare per determinati eventi della sua vita e che appunto possiede solo lui. Sono per esempio Proposal, che è stata stampata per chiedere in sposa, questo è il mio articolo, scusate, lo mettiamo sull'altro schermo. Proposal, che è stata appunto stampata per chiedere in sposa quella che è la moglie di Richard Garfield al tempo, quindi allows Richard to propose to Lily if the proposed acceptable player win, mix the cards in play, both libraries and both graveyards as a shared deck. Fantastica, anche il regolamento che comunque ha scritto. Splendid Genesis, che sono, si gioca a 4 verdi, questi a 4 bianchi, è shuffle all the cards of the game together and deal them into 3 decks. Che cosa vi fa pensare questa immagine e questa regola? Questa è stata fatta per, mi stanno venendo i brividi ragazzi, devo essere sincero, per il primo figlio, ma anche perché io sono papà, è stata stampata per il primo figlio di Richard Garfield, e quindi quando è nato il primo figlio ha stampato questa carta qui con una citazione di Gabriel Garcia Marquez. E poi Fraternal Exaltation, anche qui, sneak into your parents' closet to get a deck, your new brother is joining the game, perché qui un nuovo fratellino è arrivato all'interno della famiglia Garfield e questa carta appunto rappresenta il, come si dice, la nascita del secondo figlio di Garfield e quindi l'arrivo di un fratello. E alcune, non ci sono solo queste sono celebrative appunto di alcuni eventi, ce ne sono anche altre che sono uniche, rappresentano ovviamente per il mercato una roba incredibilmente costosa. Ma andiamo alla quinta curiosità, che riguarda proprio i prezzi delle carte. Ma quanto è stata venduta la carta più costosa di Magic? A quanto hanno venduto la carta appunto che sapete qual è? Tutti vogliono il massimo che è stata battuta un'asta, perché molto spesso si vendono dei prezzi e dici ma quei prezzi non nessuno se la compra, qualcuno se l'è comprata, ovviamente. Esiste una versione
giudicata perfetta perché è gradata 10. Sapete che in Magic the Gathering certe carte possono essere mandate a Wizard of the Coast per essere gradate, ve la space con una teca dalla quale insomma non dovrebbero essere non dovrebbero uscire, in con c'è una gradazione di quanto la carta è tenuta bene. Allora, un Black Lotus, questo chiaramente si parlava del Black Lotus, che è gradato 10 su 10, quindi è perfetto, come se fosse uscito dal pacchetto, firmato dal disegnatore Christopher Rush, che adesso vi faccio vedere perché è giusto che voi lo vediate. Eccolo qua, quindi una carta del 1993, perché chiaramente mi ero dimenticato di dire, è del set Alpha, ok? Come potete vedere qui c'è il grade 10 certificato nella sua teca, è stata venduta per $125,000. Bene, passiamo alla sesta curiosità in elenco. Tantissime celebrities giocano a Magic. Quali sono queste celebrities? Una, per esempio, è famosa, tra l'altro, se non sbaglio, lo dice nella serie cult che l'ha reso ancora più famoso di quello che era. Will Wheaton, che interpreta se stesso, è un attore di Star Trek, se non sbaglio, sì, Star Trek Next Generation, e interpreta se stesso all'interno di The Big Bang Theory, che è una delle serie TV per nerd, non solo per nerd, in realtà, una delle serie TV comiche secondo me più carine, che dovreste assolutamente tutti vedere. Will Wheaton è proprio famoso per essere, insomma, molto molto appassionato di Magic. Lo trovate proprio ai tornei, come vedete qui c'è un torneo di Magic e qui fa vedere un Eldrazi Devastator. Altre celebrities oltreoceano sono Nathan Fillion, che è un attore canadese, e, di Castle, la serie di Castle, Brandon Root, che è uno dei Superman, gioca a Magic. E in Italia chi sono le celebrities che giocano a Magic in Italia? Allora, una la conosciamo, e nel 2017 quando scrivo questo articolo mai mi sarei immaginato e avrei potuto prevedere che Michele Posa avrebbe rilasciato un'intervista a me per la serie Italian Players, e quindi se non l'avete vista la dovete assolutamente vedere. Michele Posa è il commentatore di wrestling probabilmente più famoso che c'è in Italia, insieme al suo collega Luca Franchini, e continua la sua attività adesso su D-Max. Un altro VIP, anche se è magari meno VIP, qui si sta parlando di influencer di moda, è Federico Barengo, che gioca a Magic, lo fa vedere spesso nelle sue stories. Un altro che molti conoscono, io ci ho giocato in molti tornei, è Luca Tassinari della Pupa del Secchione, poi fece anche un porno Tassinari, e appunto lui veramente ogni GP se lo faceva, i GP Rimini l'ho visto tutti, i nazionali se li faceva, gioca sempre deck strani. In Limited tra l'altro è fortissimissimo, non so, non assicuro quanto siano forti gli altri giocatori, quindi sicuramente insomma questo Tassinari è anche un giocatore davvero molto forte. Allora, la settima curiosità che vi voglio raccontare, quindi settima curiosità che vi voglio raccontare su Magic the Gathering, è che sicuramente questa la conoscete tutti, spero che questa la conosciate tutti. Magic è apparso in tantissime forme di insomma serie TV, film, ci sono anche delle cose sponsorizzate con Magic, tipo l'apprendista stregone, fa parte della cultura popolare di tutta l'umanità e non solo di quella italiana, americana, eccetera. Ma una cosa secondo me che è fantastica da questo punto di vista è che Magic the Gathering è apparso ed è il tema principale di un'intera puntata di South Park, che è senza dubbio la serie TV migliore secondo me tra le serie TV, questo l'ho già detto, c'è South Park e poi ci sono tutte le altre. South Park è sopra molte spanne rispetto a tutte le altre. C'è una puntata intera su Magic the Gathering, se non l'avete vista dovete assolutamente
vederla. Comunque, altri riferimenti: in Spider-Man Peter Parker ha un post dell'espansione Invasione in una camera da letto, ma veramente c'è. Tra l'altro adesso uscirà la serie TV dei Fratelli Russo su Netflix, cioè proprio Magic da questo punto di vista sta conquistando tantissime posizioni all'interno della cultura popolare. Allora, la ottava curiosità, che forse non tutti sanno, in verità qui in questo canale secondo me la sapete tutti di tutto di più, e non c'è dubbio, insomma, non c'è dubbio. Nel 2015 io già giocavo, già conoscevo i giocatori in oggetto. L'Italia è diventata campione del mondo in quelli che erano i vecchi Worlds di Magic: William Pizzi, Francesco Bifero, Marco Camilluzzi e Andrea Mengucci. Chi se non loro quattro sono appunto stati i campioni del mondo. Questo, ripeto, secondo me è una cosa che magari spero che voi facciate vedere questo video anche ad altre persone che sono interessate a Magic, ma non è appunto una cosa che mi aspetto e voi non sappiate. E magari i giocatori di Arena non la sanno, ma adesso la potete sapere, appunto. Quindi siamo stati campioni del mondo. Campioni del mondo, andiamo a Berlino Beppe e così via. Penultima curiosità, che anche questa la facciamo velocissimamente, e questa vale più per le persone appunto che non sono vicino a Magic e che in generale non conoscono il mio canale, perché se no voi sapete benissimo di cosa sto parlando. Magic ha un sistema di professionismo adesso con la MPL e i Pro Tour che esistono, adesso si chiamano Players Tour, dal 1996, e quindi esistono molte persone che ogni anno sono dei professionisti reali di Magic, e quindi giocano a Magic per lavoro, al di là dei content creator, che poi insomma sarebbe chissà, ma mi piacerebbe ovviamente fare questo, fare video di Magic ogni giorno per lavoro. E tra l'altro, insomma, grazie a voi sicuramente sono convinto che potrei riuscirci. Quindi ecco, da questo punto di vista, breve parentesi pubblicitaria: vi potete abbonare al canale e aiutarmi nella produzione dei miei contenuti. Ultima curiosità è una delle più belle, secondo me, che rende Wizard of the Coast, a mio avviso, un'azienda totalmente diversa dalle altre. Magic the Gathering ha una serie di carte che si chiamano Invitational Cards, assolutamente Invitational Cards, che sono state disegnate sulle fattezze di alcuni giocatori famosi, alcuni giocatori che hanno giocato al gioco e che sono stati immortalati dal 1997 al 2007 per 20 anni all'interno delle carte. Allora, li andiamo a vedere tutti, ok? Visto che sono pochi, così almeno riusciamo a dare il giusto credito a tutto. Sylvan Safekeeper è Olle Rade, che è uno dei primi campionissimi di Magic. Avalanche Rider è Darwin Castle. Mike Long invece è questo, lui è John Finkel, questo è John Finkel, famosissimo John Finkel, uno dei più grandi giocatori, forse considerato il più grande giocatore insieme a K-Bud, Shadow Mage Infiltratore è John Finkel e K-Bud è questo Void Mage Prodigy. K-Bud tra l'altro gioca ancora, fa parte dei circuiti professionistici. Meddling Mage invece è Crispicula, ma proprio questo è quindi la carta che tanti di voi hanno giocato, perché questa carta poi io l'ho giocata veramente. Solemn Simulacrum, anche questo è Jens Toren, famoso giocatore di Magic anche lui. Dark Confidant, lo sanno tutti, è Bob Maher, lui, che poi il Confidente Oscuro è lui che consiglia questo o questo che consiglia questo, ancora non si è capito. Il Rakdos Auremage, come si pronuncia non lo so, è Terry Soh, S-O-H. Poi abbiamo Anthony Ruel, che è Ranger of Eos, tra l'altro questo si vede pure, e Rotwater Thief, che è Mike Long, eccolo qua. Ultimo, ma non meno importante, Tiago Chan, Snapcaster Mage, stampato nel 2007
E poi questa cosa dell'invitational card purtroppo non è stata più fatta da Wizard of the Coast, forse il gioco diventava troppo grande e in un modo o nell'altro questa cosa non si poteva più fare. Bene, grazie a tutti come al solito per aver guardato. Se volete supportare i miei contenuti potete abbonarvi, gli abbonati riceveranno dei vantaggi, partecipano a dei giveaway. Per ora il primo lo farò proprio questa settimana, la prossima martedì, poi decideremo a seconda del numero di abbonati ogni quanto farlo, e potranno vincere delle mie carte foil. E inoltre un'altra cosa che sto studiando per gli abbonati è magari che potete scegliere i deck che io utilizzerò all'interno dei miei video continuamente. Quindi se volete potete abbonarvi qui su YouTube, che è esattamente come un Patreon, niente diverso, ho voluto utilizzare il motore YouTube, mi sembrava più comodo per tutti, oppure sulla piattaforma Viola senza costi aggiuntivi se avete il programma Prime il martedì sera quando io vado live l'unico giorno a settimana. Ancora grazie per la vostra attenzione e ci vediamo al prossimo video.